Di oggi il Comune di Napoli, la città di Napoli, torna a essere con la modifica dello statuto maggioranza all'interno del CDA, quindi può avere una ferma guida all'interno della mostra Oltremare, che è una delle mission più importanti della nostra città. Là abbiamo il grande progetto polofieristico, l'apertura della mostra alla gente che io ho fortemente voluto, le tantissime iniziative di fiere, convegni, congressi, il teatro che abbiamo inaugurato un po' di tempo fa, le piscine, il ristorante e tutti gli eventi sportivi che andremo a fare, culturali. Quindi un grande investimento. Dopo le dimissioni del precedente CDA si è aperta una fase nuova, anche innovativa, perché abbiamo scelto il nuovo CDA, come stiamo facendo ormai dopo la delibera del Consiglio Comunale, attraverso una manifestazione di interesse a cui hanno partecipato cittadine e cittadini. Ho voluto fortemente alla guida, alla presidenza, una donna, penso sia un segnale forte e sono convinto che faranno bene. Voglio però sinceramente ringraziare anche il presidente Rea e gli altri consiglieri di amministrazione che hanno, sotto anche la spinta dei soci e in particolare del Comune, raggiunti degli obiettivi strategici straordinari. L'apertura della mostra, che ripeto avevo fortemente voluto, lo zoo, l'Edellandia, che l'estate 2015 riaprirà, lo zoo che, come voi sapete, versava in condizioni drammatiche. Quindi un lavoro che è stato fatto e che adesso verrà consolidato e migliorato. Beh, io innanzitutto evidenzio un dato che è passato un po' sotto silenzio, la bocciatura che c'è stata da parte della Corte dei Conti su un'annualità importante del bilancio della Regione, che è il 2012, e quindi sull'inattendibilità del bilancio, mentre invece voglio sottolineare che il Comune di Napoli, tra mille difficoltà, ha avuto nel luglio di quest'anno l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, ma soprattutto mi interessa sottolineare che queste politiche finanziarie ed economiche della Regione Campania stanno producendo un danno molto grave a una serie di comuni, ma io parlo per il Comune di Napoli perché noi siamo creditori di somme altissime, come ho scritto nel post, nei confronti della Regione, e che sono somme che devono andare soprattutto alle fasce deboli e al sociale. Quindi quando si parla di operazioni di risanamento complessivo di una regione, di finanza che va tutta a posto e di virtuosità, insomma ogni tanto bisogna ristabilire anche la verità e la correttezza, perché poi i cittadini chiedono soprattutto al sindaco contezza di tanti servizi che non funzionano. Quindi distribuiamo bene competenze, ruoli, meriti, e senza con questo esaltarci, perché noi abbiamo tanti difetti e anche tanta autocritica da fare, ma con questo abbiamo segnato un punto, diciamo, di informazione.